L'accusa per lui è pesantissima, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo i magistrati avrebbe recapitato le richieste di pizzo a un imprenditore per conto del boss di San Lorenzo, Francesco D'Alessandro. Per questo è finito in cella Giuseppe Faraone, consigliere comunale attualmente in carica. Ex UDC, da poco passato al megafono, Faraone è il nome più illustre fra quelli delle 27 persone arrestate nell'operazione Apocalisse 2 coordinata dalla Procura. Carabinieri, polizie e guardie di finanza hanno fermato i nuovi uomini del pizzo, un piccolo esercito di esattori agli ordini dei capomafia, anche di quelli già in carcere, e anche stavolta, come era già accaduto nell'operazione Apocalisse che nel giugno scorso sfociò in oltre 90 arresti, sono venuti alla luce decine di casi di estorsione, alcune solo tentate, altre andate in porto, solo che in questo caso le vittime hanno parlato. Messi spalle al muro dagli investigatori e davanti all'evidenza delle intercettazioni, 14 fra commercianti e imprenditori hanno non soltanto ammesso le richieste di pizzo subite, ma hanno fatto nomi e cognomi degli esattori e dei mediatori, a volte insospettabili, proprio come Faraone, politico di lungo corso, già deputato regionale, assessore provinciale, attualmente in carica a Sala delle Lapidi, un posto quasi di ripiego per lui, che nel 2012 tentò di tornare all'Arsa, ma risultò il primo dei non eletti. Io sono in campagna elettorale, voglio vincere, va bene? E io poi. Pizzo come principale affare delle cosche, dunque certamente non una novità. I boss, in particolare quelli di Acquasante e Aranella, riscuotevano da imprese e appalti di ogni genere, concessionarie d'auto, aziende di pulizie, imprese edili, persino quella incaricata dalla Curia di eseguire i lavori per la costruzione del grande immobile fra via Macqueda e Discesa dei Giovenchi. Un appalto dai grandi numeri che avrebbe fruttato alle casse dei boss 30.000 euro. Di questo, oltre che gli imprenditori taglieggiati, hanno parlato anche i collaboratori di giustizia. Ma c'erano poi anche altri metodi per estorcere il pizzo, dal denaro chiesto per le feste patronali fino alle assunzioni. I boss di San Lorenzo e Tommaso Natale, ad esempio, ne avrebbero imposte addirittura 9 al titolare dell'impresa che si occupa delle pulizie allo stadio e persino le somme riscosse a titolo di imposta su acqua e luce tra le famiglie delle case occupate abusivamente allo zero.